Assessore Mannetti, oggi si presenta il primo bus che opererà in città completamente elettrico. Sì, è una giornata molto importante per il mio assessorato, l'assessorato alla mobilità e ai trasporti. Dopo appena un anno e mezzo dall'insediamento dell'amministrazione Biondi, il primo risultato concreto di questo progetto sulla mobilità elettrica su cui noi abbiamo puntato moltissimo. È il primo autobus, ne seguiranno altri. Entro la fine del 2019 ci saranno 10 autobus in circolazione sulla città dell'Aquila. Ecco, con quali fondi è stato acquistato? Questo qui è stato acquistato con fondi PORFESR del sviluppo urbano sostenibile delle quattro città capoluogo di provincia. Ne saranno acquistati 3 con questi fondi e altri 8 invece con il progetto mobilità elettrica che ha presentato il Comune e che ci è stato approvato dal CIPE a febbraio. Ecco, voi state lavorando, c'è stato il quadro conoscitivo, lavorate al PUMS, con la mobilità elettrica avrà un ruolo molto importante. Sì, la mobilità elettrica per il nostro piano urbano di mobilità avrà un ruolo importantissimo sia per il discorso della sostenibilità e quindi del ambientale, sia perché in centro storico si prevederà soltanto il transito di mezzi elettrici nelle zone a traffico limitato. È giunta l'ora di cominciare a volgere lo sguardo verso le nuove tecnologie e l'AMA sicuramente vorrà provare tutti i ritrovati tecnologici di nuova generazione. Questo pullman promette di essere equivalente agli altri alimentati a gasolio e nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli utenti, anche perché ha tutti i dispositivi di sicurezza per le frenate assistite, tutte quante le cose di ultima generazione. E per quanto riguarda la tecnologia vorremmo anche nei prossimi giorni concludere il discorso dell'emissione dei biglietti in forma elettronica tramite app e quindi tutti gli utenti potranno acquistare il biglietto tramite il proprio cellulare direttamente pagando con il credito telefonico. Stiamo pensando anche ad una rilevazione GPS dei pullman per far sì che non si debba aspettare un'ora alla fermata e non si sa dove è il pullman, almeno ognuno con il proprio cellulare potrà vedere dove si trova il pullman più vicino e regolarsi con gli orari.